Thank you. I was still thinking of what you were saying. I was just still thinking in my mind and the way I could leak this David Beckham features. And what could be the similar, I mean, what could be the Italian David Beckham for us? I think Totti would have worked better here, talking about context. But anyway, stavo pensando, un po' in ritardo, perché stavo pensando David Beckham è tipicamente anglosassonico. Forse noi avremmo messo Totti oggi, non come, non lo so. Comunque, no, ha pianto. Ah no, ha pianto, quindi non è. No, he cried, so he couldn't be there. It's not an ideal man. It's not. He cried yesterday when he did he made his speech. Thank you very much. It was a very excellent presentation today. Grazie mille perché questa presentazione oggi io credo che sia Beth che Dan hanno cominciato un attimo a scuoterci un po' le coscienze. Immaginiamoci due grandi cerchi, no? Un cerchio più grande e un cerchio più piccolo al centro. Allora, noi fino adesso al cerchio più grande scriviamo la parola disabilità, bisogni educativi speciali e varie forme di etichette, e al centro scriviamo la norma. Ecco, abbiamo cominciato a non guardare soltanto i cerchi più grandi, a investigare quello che sono le forme di esclusione, diciamo, più riconosciuta, ma abbiamo cominciato ad andare a indagare nel centro, no? A chiederci che cos'è la norma, che cos'è l'abilità e come queste contribuiscono a creare tutte le altre forme di esclusione. Quindi diciamo che abbiamo cominciato, no, ad affrontare un discorso che non è, siamo in un convegno su disability studies, ma stiamo parlando di ability, stiamo parlando di questioni che riguardano che cosa significa essere normali, che cosa significa la normalità. Lascio la parola a Fabio se vuole dire. Sì, intanto thank you, grazie di cuore. Beh, mi sembra, e poi nella seconda parte, adesso ci prenderemo qualche momento di pausa, che si sono poste le premesse per aprire un dialogo. Mi sembra molto interessante, come dire, avere cognizione di quello che a livello internazionale come dire, circola dal punto di vista della problematizzazione di alcuni temi che in Italia in parte sono, da parte di alcuni studiosi, intercettati con diversi livelli di approfondimento e di consapevolezza. Quindi questo mi sembra molto interessante, insomma, no? Certamente noi siamo più prossimi a queste posizioni perché le studiamo, però mi sembra che alcune tematiche siano comunque in un sentire comune che comincia a essere elaborato, vediamo a che livello, insomma. E quindi nella seconda parte, nella quale già entreranno in campo gli altri colleghi del gruppo del GRIZ, Roberto Medeghini, Giuseppe Vadalà, Enrico Valtellina, che non vedo, e Valentina Migliarini, che nella, appunto, come, agiranno da interlocutori e incominceranno anche a intervenire sia con domande sia con considerazioni personali. E ci prendiamo un quarto d'ora più o meno di pausa e ci rivediamo qui tra poco. Grazie intanto a tutti per la partecipazione e l'attenzione. Bentornati. Allora, passiamo a questa seconda parte della mattinata, che avevamo pensato come un momento di confronto e di dialogo tra, appunto, il gruppo di ricerca Inclusione e Disability Studies e i nostri ospiti. Naturalmente avremo anche il pomeriggio per continuare a dialogare. Voi, se al termine di questa prima tornata di scambi, di interventi e di domande, avete qualche intervento o domanda da fare, siete ovviamente i benvenuti. L'unica richiesta è che, siccome stiamo anche registrando l'evento, chiunque parli deve venire da questa parte. Ma insomma, non è, anzi, noi fa molto piacere invadere
la posizione di potere che abbiamo acquisito stando su questo scranno. Sono stato molto influenzato dalle citazioni di Fanon e dalla foto di Marx, naturalmente. Bene, io direi che forse Roberto Medeghini potrebbe iniziare con qualche riflessione o qualche domanda, non so. A te la parola, Roberto. Come vuoi? Vai. Anche quello. Allora, buongiorno. Ringrazio davvero Pat Ferri e Dan per gli interventi, sono stati preziosissimi per noi, per la nostra riflessione che è iniziata e vedremo di proporla anche domani, nell'anno del 2000, con un primo convegno con Barton. Nel 2009 e successivamente nel 2011, Barton e Armstrong a Bergamo, come primi elementi di riflessione rispetto ai disability studies, che sono stati introdotti soprattutto nel momento in cui ci siamo interrogati sul concetto di integrazione italiana. E quindi gli interventi dei disability studies, le pubblicazioni e così via, ci hanno aiutato ad uscire da una ristrettezza teorica che all'interno dell'esperienza italiana, correva il rischio di implodere rispetto ai primi pensieri di cosa poteva essere l'integrazione. Quindi ringrazio davvero, perché il confronto risulta sempre produttivo, perché dal nostro punto di vista, come Disability Studies Italy, non rincorriamo il pensiero forte, ma il vuoto, cioè il senso della ricerca rispetto a temi, direi, etici e culturali così, direi, impegnativi. Allora, avrei alcune domande, no? Da questo punto di vista. E a Dan Goodley. È stato, direi, tratteggiato in modo molto chiaro da Dan il passaggio dalla prospettiva dei disability studies ai critical disability studies, che non li configuriamo come una scontro tra idee, ma un progressivo interrogarsi su quali sono i concetti e quali questi concetti possono dare delle risposte all'attivismo e soprattutto anche alle politiche. In quest'area di discussione all'interno dei disability studies le discussioni sono state molto, direi, presenti in questi anni, soprattutto su un tema che è quello biologico, cioè il fatto che la divisione fra deficit e disabilità, introdotto da Oppias e dal modello sociale, indicava che il deficit di per sé, pur essendoci comunque un costrutto, e che la disabilità diventa poi anche qui un costrutto, ma anche una disabilitazione da parte del sociale. È chiaro che in questa situazione il tema del corpo poteva essere messo sullo sfondo. Questo elemento è stato ripreso soprattutto da Shakespeare in un testo del 2014, nella traduzione poi italiana recente. Shakespeare cita molto Dan Goodley, soprattutto nell'area degli studi culturali della disabilità, all'interno del quale mi sembra che Dan Goodley naviga molto tranquillamente, no, in quest'area. Leggo... No.
Leggo in italiano. I speak Italian. L'errore commesso da Goodley e da altri studiosi della disabilità, del costruzionismo sociale, è confondere gli oggetti e le idee sugli oggetti. L'idea della sindrome di Down è un costrutto sociale, ma la sindrome di per sé non è un costrutto sociale. I teorici degli studi culturali della disabilità sembrano aver particolare difficoltà con l'idea che qualcosa possa essere in parte biologico, genetico e comunque innato. Spesso sembrano votati ad una nozione della corporeità umana come una tavola rasa. Credo che questo sia il nucleo del confronto tra il costruzionismo sociale e la posizione di Shakespeare. Cosa ne dice? C'è il tema del costruzionismo sociale, insomma, le rappresentazioni. Ecco, questo è, lascio due minuti poi. A Beth Ferry, va bene? Allora, la domanda a Beth Ferry anche. Allora, vorrei che fosse trattato in modo più approfondito l'inclusion 2.0, perché sembra avere un senso di ambiguità. Nel senso, parliamo di integrazione o di inclusione? So che ho letto in un suo intervento sull'integrazione scolastica e sociale, dove abbiamo contribuito anche noi, lei abbinava inclusione e integrazione. Sembrava che non ci fossero distinzioni. Siccome in Italia noi stiamo, come Disability Studies in Italy, cioè lavorando molto su questa distinzione, vorrei sapere qual è il suo parere. Un secondo problema ancora a Beth Ferry. In Italia è vero, abbiamo un problema di esclusione, non è un caso che magari si parli di microinclusione, perché abbiamo esclusioni all'interno dell'inclusione. Sembra un assurdo, no? Il nostro problema attualmente è contrastare la normalizzazione dell'inclusione. Cosa ne pensa? Ecco. Grazie. No, dell'inclusione. Ok. Da. Dico che non assumo le idee di Shakespeare, sono molto più vicino a Dan, ecco, le mie domande che sembrano cattive non lo sono, ma sono per, direi, alimentare il confronto. Ok. Do you mind if we translate in English your questions for the students? Sorry. Vorrei tradurre un attimo le domande in inglese per gli studenti americani. Would you like to translate the Dan Goodling question, because I think you know it better? Or shall I do it? Okay. I don't remember what was the question. Allora, the first question was about, I hope I remember, was for Dan Goodling, and the first question was about it. We have recently, in Italy here, we have a book published by
Shakespeare, who argued again the said that one of the mistakes made by disability studies scholars such as Dan Goodley is that they have forgotten about the body, so to say, the role of corporeality. When you're talking about people with Down syndrome, you say, okay, Down syndrome can be a social construction, but Down syndrome does exist. So how are you going to deal with this? What do you think about this? And is that right? What was it, the question, more or less? Yeah. And the other question for Beth was about the what is that? What does inclusion 2.0 actually mean? And in one of the publications, she contributed one Italian journal. I don't remember the date. When was that article published, Roberto? When was that pubblicato l'articolo sui segmenti di Beth? 2015. So she's talking about, it's a 2015 publication, so she's talking about inclusion 2.0. And he's wondering, is when you're talking about integration and inclusion, sometimes it might sound as if there were synonyms. Is this the case? And if not, what are the differences? And if she could investigate a little bit more, because what we are trying to address here in Italy is a normalization of the process, of inclusion process. We're trying to tame issues around integration and inclusion as something else. So this is more or less the question that they were asked by Roberto Medeghini. So now we wait for the answers. Grazie. Great question. Fantastica domanda. And my answer is I don't know. La risposta è non lo so. No. I know. Okay. So what Thomas Shakespeare is suggesting is that when we turn to society or culture to explain disability, we ignore the realities of biology. Quello che Tom Shakespeare vuole dire è che quando noi classifichiamo una disabilità da un punto di vista della società, trascuriamo il lato biologico genetico della disabilità stessa. So his problem is with what he calls social constructionists. Quindi il suo problema è quello che lui chiama la costruzione sociale. Socio-costruzionismo. Who he argues only think of words and culture and forget the flesh of bodies. Dice, and minds. Pensiamo solo alla parte socio-culturale, ma dimentichiamo la parte del corpo umano, diciamo della biologia. Tom Shakespeare is wrong. E lui, secondo lui, sbaglia, ha sbagliato. Because when we say something is socially constructed, perché quando noi diciamo che qualcosa è socio, è costruito da un punto di vista sociale, we are not saying that it does not exist. Non diciamo che non esiste. We are saying it does exist. Diciamo che esiste. And the question is why? E la domanda è perché? And how? E come? And what? E cosa? Does this thing called impairment? E questa cosa chiamata disabilità o deficit? What does it do? Che cosa fa? What does it give? Cosa causa? Yeah, what does it give? Che cosa dà? And what does it take away? E che cosa toglie? So Down syndrome. Quindi la sindrome di Down is a phenomenon. Genetic disorder. Is la sindrome di Down è un fenomeno. But medicine is a social and cultural practice. Sì, la medicina è una pratica sociale. So it is okay to say that Down syndrome is socially constructed. Quindi è okay, diciamo, si può dire che la sindrome di Down è una costruzione, è anche una costruzione sociale, oltre che una condizione genetica, medico. Because the body and the mind can never exist outside of society. Perché la mente e il corpo non possono sussistere al di fuori della società. So if
butterflies move their wings in Mexico. Quindi se una farfalla, se delle farfalle muovono le loro ali o volano nel Messico, but we can't hear them, ma noi non possiamo sentirle, does the butterfly exist? Questo non significa che non esistano le farfalle. I think no. Yeah. For us here, no. Yeah. Equally. Ugualmente. When we bring knowledge to the body. Quando veniamo a conoscenza del corpo. We constitute the body. Lo costruiamo. Yeah, and one of the problems of disability labels. E questo è uno dei problemi delle etichette sulla disabilità. Is that people become known only in terms of the label. E che poi le persone vengono conosciute e individuate solo per la loro disabilità e l'etichetta che viene data. So when I was a child I was known as a naughty boy. Quando lui era un ragazzino era hard to believe, era conosciuto come un pestifero. Now e non ADHD. È difficile da credere. Yeah, now ADHD. E quindi adesso è diventato un disturbo dell'attenzione, yeah. Attention deficit disorder. Thank you for the question. Grazie per la tua domanda. un'altra. Okay. Una domanda. Ragioniamo su questo del biologico, no? Mm-hmm. E introduciamo un altro, direi, punto di riferimento, Murphy. Con il libro Il silenzio del corpo, no? Allora, la domanda è, dal punto di vista antropologico, naturalmente Murphy, è stato un dialogo continuo col corpo, col biologico, ma anche con la costruzione sociale. Credo che possa essere, anche se è del 1980 e così via, però una sintesi corretta, adeguata. Cosa ne pensa Dan Goodray? Tenete presente che è stato pubblicato la traduzione italiana del Silenzio del Corpo da parte di Erickson. Okay. Just one sec. I'm going to translate for the American students, okay? Going on these issues about the body, I would like to ask you a question about Murphy, who published in a very famous book in the 80s called The Body Silent. And the reason why I'm talking about this book is because it has been just published here in Italy with a translation by one of our colleagues. And Murphy spoke about the body in this book, and also by talking about the body, but he also talked about the social construction of it. So do you think we could say that his book could be a sort of a synthesis of what we are discussing now, of the body and the mind and the social construction, and taking into consideration both corporeality and the social construction of the body. Whose book, sorry? Murphy. The Body Silent. Because it has just been published here in Italy now, this year. It's 1980. Yeah. Okay. I mean, it's interesting that science and technology studies and disability studies have not really connected. And they could do more. I don't know what it's like in the States, but definitely in the UK there's a separation. So I work with a lot of sociologists of the body who don't do disability. Dice che è strano che effettivamente ci sia una disconnessione fra gli studi sul corpo e la sociologia. Anche negli Stati Uniti è la stessa cosa, così come nel UK. And I just think of my daughters who are 16 and 15 and how they are involved in very complex markings and reshapings of their bodies every day. Dice che pensa alle sue figlie di 15 e 16 anni come i loro corpi e le loro menti stanno evolvendo molto rapidamente ogni giorno. So through social media. Tramite i social media. But also I think for example, the rise of trans politics, that you're being trans now for young people
is absolutely fine. It's quite normal. Yeah. Transgender. Tipo transgender. Sì, anche questa cosa di che non diciamo questi dibattiti sulle differenze di genere o su oggi sono accettati. Sono accettabili e accettati. And I think, you più know, accettati, the, yeah. diciamo. Connecting trans and disability studies, I think, is really important now. Diciamo che connettere gli studi sulla disabilità e i trans, per esempio, può essere molto utile. For that, yeah. Okay. You already translated the question, I think, right? Yeah. Okay, so just to remind us, we're talking about inclusion 2.0. What do we mean by that? Are inclusion and integration the same thing? And is, I think there was something about, is inclusion taming or, right? Or integration, micro-inclusion. Yeah, taming the policy. So I think what I would say, first of all, is that inclusion and integrazione scolastica developed in particular historical and cultural contexts that are important to keep mindful of. They didn't arise in the same moment, even though very similar in time. So similar 1970s, both US and Italy were developing policies around students with disabilities and their educational rights. But I think one of the things that Integrazione in Italy did that the US has yet to do is to think about the context of general education and what might need to change about general education. US policy has never done anything about general education. So things like limiting class size and thinking about natural proportions of students in the class. In the US, it's not uncommon, for example, to have classrooms that are tracked by ability. Mm. And when you do that, it makes it very difficult to do inclusion well, because students are, in a way, ghettoized in low-tracked classrooms. And special ed becomes almost like a separate lower track. And so I think Integrazione Scolastica thought a little bit more carefully about what would have to change in general ed, and I think that was very good. The other part about the policy that I have admired, sure. A translate. Per quanto riguarda la politica dell'inclusione 2.0 e comunque in generale il discorso sull'integrazione e inclusione, Beth considera il fatto che sicuramente integrazione e inclusione nascono in due contesti sociali, culturali, storici diversi, come quello dell'America negli anni del 75 per intenderci, e gli anni un pochino prima per l'Italia, quindi sono contesti diversi, ma bisogna riconoscere una cosa che l'integrazione aveva di diverso in più rispetto a quello che avveniva negli Stati Uniti, cioè che l'integrazione è stata capace, o perlomeno cercava di guardare a che cosa era necessario cambiare all'interno della classe regolare per poter rispondere alle esigenze degli alunni. Questo in America non si è verificato, cioè la classe regolare non è stata mai presa in considerazione, il focus restava soltanto l'individuo, quindi l'integrazione e i primi discorsi sull'inclusione anche negli Stati Uniti erano completamente separati dall'educazione in senso generale della classe regolare, cosa che invece in alcuni discorsi dell'integrazione già di quei tempi, secondo lei, questo già in qualche modo avveniva, c'era una presa di considerazione. Ad esempio, voi avete delle politiche che vanno a stabilire il numero minimo per classe che si deve avere se si ha un alunno disabile all'interno della classe, oppure per esempio
il fatto che sono tutti all'interno, sono tutti nella stessa classe, mentre noi negli Stati Uniti avevamo la suddivisione per abilità, quindi c'era il gruppo dei meno bravi e il gruppo dei più bravi, che rappresentavano alla fine due classi diverse all'interno della classe, e questo era considerato normale e giusto. Questo voi non ce l'avevate, noi ce l'avevamo in quel momento, quindi forse potremmo dire che l'integrazione ha pensato un po' di più al contesto in Italia, cosa che invece in America non c'era. Okay, so the other thing I think that's an important difference is that in Italy, well, I should say in the US, we use very vague terminology. So students are placed in the least restrictive environment, which can be interpreted to be almost anything. And it also assumes a certain level of restrictiveness or exclusion is rational and necessary. So I think those are, at least in terms of policy, things that I have admired about the Italian model. Now, maybe I'll let you say that and then I'll go to problems. Un altro aspetto importante, diciamo, che ho notato studiando l'integrazione scolastica, forse magari avremo punti di vista diversi, però è sicuramente che negli Stati Uniti c'è una terminologia più vaga rispetto all'affrontare le questioni che riguardano le disabilità. Per esempio, noi ci limitiamo a parlare del least restrictive environment, cioè l'ambiente che è meno restrittivo, cioè creare un ambiente che è più possibile e favorisce la partecipazione di chi è diverso. Non abbiamo altre descrizioni, altri modi di riferirci al processo di inclusione. So in my presentation earlier, I said it's important to think about how things are the same and different at the same time. And so in terms of the same, I think both policies of integrazione and inclusion, you will see uneven implementation. So you have a policy and then you have implementation, and sometimes they can be very far apart. I think that both emerged as single issue policies. They thought only about disability and didn't think about social class, disability, language, other ways that students would be seen as deficient or other. And then I would also say that both failed to disrupt normal, both failed to disrupt ability as a fictional construct that's every bit as socially constructed as your earlier question about Down syndrome. These are things that have a very much a social, they are created in a social context. And so those are ways that I think both can be vulnerable to being used as a tool to simply recreate marginalization within an integrated setting, because you haven't thought about all of those different ways that kids can be marginalized. And by inclusion 2.0, I'm talking about a different historical and cultural context. I'm talking about a global context where we have international policy that has put race, ethnicity, gender, in the conversation with disability. I'm talking about the emergence of disability studies as a resource for us to inform our educational rights discourse in ways that are more complicated and more thoughtful about micro exclusions and other forms of marginalization. And okay, sorry. You're gonna go too far. Sorry. Allora, entrambe sicuramente un aspetto che hanno in comune cioè la politica dell'integrazione americana e italiana è sicuramente che hanno avuto di difficoltà nella loro implementazione sotto un profilo della pratica, ma soprattutto il problema è stato fondamentalmente che si sono legate
a essenzialmente a quella che era il processo di certificazione degli alunni, cioè avevano a che fare con una specifica categoria, quelli che erano certificati come, come disabili, mettendo da parte qualsiasi altra diciamo, difficoltà o comunque tra virgolette categoria di alunni così definiti, potrebbero definire magari vulnerabili. Hanno comunque fallito perché non hanno affrontato fondamentalmente una questione importante che è al centro, cioè le questioni legate alla che cos'è la normalità, non hanno affrontato la questione legata al concetto di abilità. Quindi per tale ragione, proprio perché non hanno affrontato queste questioni, rischiano di riprodurre quelle stesse forme di esclusione che dovrebbero combattere e quindi di diventare stesse forme di riproduzione dell'esclusione che dovrebbero eliminare. Sicuramente quando parlo di inclusione 2.0 è che voglio cominciare a mettere a differenziare tra diciamo, quello che è la politica dell'inclusione scolastica che ha focalizzato magari più specificamente su gli elementi legati alla disabilità e invece una inclusione che ha visto emergere altri elementi importanti nella politica a livello globale come le questioni riguardo alla razza, al genere e quindi non più soltanto le disabilità. Quindi inclusion 2.0 vuol dire cominciare a prendere in considerazione questi altri elementi che prima nell'inclusione in senso più ristretto la visione più ristretta di inclusione non venivano prese in considerazione come temi da indagare e da investigare. Vorrei aggiungere un attimo una riflessione su questo. Non corriamo un rischio nel centralizzare il dibattito, l'intervento solo sulle aree che vengono espulse, che vengono emarginate? Se invece ci sganciassimo e parlare di intersezionalità non dal punto di vista piuttosto dell'identità, ma andare verso tutti nelle loro differenze, lo stesso anche nella scuola. Ad esempio, le eccellenze nella scuola possono essere comunque un elemento di espulsione. Quindi la centralizzazione sul deficitario per includerlo non può essere una prospettiva che prima o dopo comunque non riesce a dare risposte a quello che è il cambiamento che noi rincorriamo all'interno della struttura del sociale e della costruzione della scuola, di un'idea di scuola per tutti davvero. Anche grande. So the question I'm going to translate the question for you. So Roberto was asking, what about, is there a risk that by focusing intersectionality on issues around the so-defined vulnerable categories of students, race, gender, disabled, aren't we reproducing the same types of discrimination that we would like to fight? Basically, shouldn't we consider these issues around gifted and learned, gifted and talented as well? Because very often these are also issues why some of the students might be marginalized, maybe in a different way, but still consider it different from the normal, the normal group of students. The issue is about maybe rather than looking who's being marginalized, who's going sent to the periphery of society, why don't we look at the general construction of what difference is about? What do we mean with being different? And in trying to see how we can construct a new social construction, what we mean with difference. And maybe in that way, avoid reproducing the same type of exclusions within the school education that we are trying to oppose.
I suppose my first thought would be the problem with these labels of gifted or disordered or disabled is how they get cemented, how they get fixed in ways rather than, and it makes us ask the wrong questions. So we ask, is this child gifted, right? Rather than, in what context is this child gifted? In what ways is this child gifted? And so I think the problem with our categories is that they become cemented on to a child, and they are expected then to always be gifted, and or always be deficient. And so my first thought is that I'm not sure these categories have been all that helpful in terms of thinking about how do we structure a classroom where we are, where all of our differences are brought to the table and used as a resource and a productive force in the classroom. So we talk about that, but I don't think we have necessarily structured classrooms where that can happen very well. Allora, il problema con Beth sta affermando un problema di sedimentazione del processo di etichettatura dell'altro. In generale, quando cerchiamo di, anche quando parliamo di gifted and talented, cioè di persone dell'eccellenza all'interno della scuola, io faccio molta fatica a accettare qualsiasi processo di categorizzazione dell'altro, perché credo che fondamentalmente nel momento in cui noi andiamo a parlare anche della differenza, rischiamo di riprodurre un discorso che si è già sentito, quello di voler celebrare la differenza, ma poi in realtà all'interno delle classi non esiste in realtà una celebrazione di alcun tipo di differenza, cioè non si celebra la differenza come invece diciamo di fare, sia che si parli di disabilità, sia che si parli di eccellenza. Quindi, qui però la differenza era presentarsi originale nell'espressione sociale di individuale, non era nella carriera. Il riferimento alla eccellenza non era il riferimento alla categorizzazione, ma un esempio nel al superamento della categorizzazione, utilizzando comunque un approccio alle differenze, non tanto in termini di categorizzazione, ma come modalità originali e personali di ognuno di proporsi nelle relazioni e nel sociale. Allora, da questo punto di vista, superiamo quelle che possono essere le categorizzazioni, allo stesso tempo tutti gli investimenti è verso tutti, verso le modalità che ciascuno attiva. So the idea is that gifted and talented, I'm also against every source of categorization and a labeling process. My idea of difference is more about the fact that we have to look at any individual being the way he is, the way he interacts, the way he enters into relationship with others. So what actually mine was a kind of provocative thing of society. Difference is about simply as you are human, you are your own way of being. So my idea is to why don't we develop an approach to difference simply, you know, because that's the way you are, that's the way you interact, without the need to stigmatize and label anybody according to specific categories. Mm-hmm. So even I'm also against categorization such as gifted learners and also or on the other side. Because they assume a norm. They assume a norm, yes. Perché entrambe le processi di categorizzazione partono dal presupposto che ci sia una norma a cui rimandare. Invece no, qui superiamo il concetto di norma e categorizzazione. As a way to overcome the norm, as a way to do without the norm and disability. Difference to overcome issues around the standardization against the norm. So how could this approach of individual differences in terms of we as human, as a human condition, could be a way to overcome the limits embedded within categorization labeling? The situation we find ourselves in, at least in the U.S., and I think here too, is the rise of a neoliberal educational
context where everything is going to be standardized and tested, and I think those work against what we're trying to do. And so I think it's going to be very important to remain vigilant to these kinds of ideas in this moment. E credo che un problema sia proprio il fatto che in questo momento storico c'è un grosso importanza, un grosso peso a quelle che sono le politiche liberali, a una mercificazione, diciamo, del... di mercificazione, esatto, del processo del sistema scolastico, quindi queste politiche liberali, l'uso dei test a cui gli alunni sono continuamente, questo sicuramente è una sfida importante che ci troviamo davanti quando pensiamo alla differenza all'interno della scuola. Grazie. I think the human category is under threat. Lui pensa che la categoria umana sia sotto minaccia. Humanity is under threat. L'umanità è sotto minaccia. Neoliberalism and ableism. Il neoliberalismo e l'ableism. Refer to the celebration. Si riferiscono alla celebrazione of a narrow kind of personhood. Di una persona molto limitata. A citizen who will work in the capitalist system. Someone who can work in capitalism. Cioè viviamo in un sistema capitalistico. One who does not need government help. Un sistema che non ha bisogno dell'aiuto del governo. An austerity citizen. E l'austerità dei cittadini. A neoliberal able citizen. Cittadini neoliberali abili. Yeah. And neoliberal ableism underpins education. E il neoliberalismo abilismo sostiene l'educazione. My eldest daughter is 16. Quindi la sua figlia più grande che ha 16 anni. She is 12 exams through 22 exams. Ha fatto 12 esami su 22. Because the British government. Perché il governo britannico. Think the best way to assess education is through exams only. Perché il governo britannico ritiene che il modo migliore per valutare diciamo l'individuo è attraverso i soli esami. Because the British government wants to have as good education as Singapore. Perché loro vogliono avere un'educazione uguale a quella di Singapore. So one explanation is that the British government are stupid. Questa è la spiegazione che una spiegazione per cui lui pensa che il governo britannico sia stupido. But actually, the British government are peddling ableism. Però è un governo che sostiene l'ableism, l'abilismo. Which makes them beyond stupid. Che li rende ancora, dimostra beyond stupid. Yeah. Sì. Yeah. Sì. Because stupid is not low intelligence. Stupid is a narrow ideology. Dice che stupido non vuol dire che sono poco, hanno un basso livello di intelligenza, ma che stupido vuol dire limitato in questo caso. So we need revolution. Quindi abbiamo bisogno di una rivoluzione. We need to ask why. Sorry, we need to ask. Bless you. What is education for? Dobbiamo chiederci a che cosa serve l'educazione scolastica. Che, yeah, that's it. Buongiorno, allora ci provo. A proposito di queste delle politiche liberali che stanno da tempo, insomma, hanno in pugno la situazione sui temi dell'educazione dell'educazione scolastica e non solo. In Italia siamo di fronte a una sorta di esplosione delle parental school, di queste scuole parentali che in teoria dovrebbero garantire, dal punto di vista del legislatore, una maggiore eterogeneità dell'offerta.
eterogeneità. Che, sì, che dovrebbe essere tenuta sotto controllo attraverso dei test. Ok. Io non so come sia la situazione in Inghilterra e negli Stati Uniti rispetto a queste parental school. Ci sono sempre state, probabilmente in Italia è una cosa che si sta portando avanti da pochissimi anni, da quando è stato aperto un varco dentro la legge Gelmini forse o quella successiva. La, Moratti o Gelmini, sì, stiamo parlando più o meno della stessa roba, per cui. Questo evidenzia un eccesso, un continuo, mi viene da dire, tribalizzazione delle categorie sociali. Cioè, ci si costruisce una scuola che rispetta la propria classe sociale, che è il contrario di come dovrebbe essere una scuola. Qua sì, mi sento di dire, sono d'accordo, l'umanità è a serio rischio, se questo è il trend, perché poi va di pari passo tutta questa ribellione nei confronti dei compiti a casa, tutta questa andare contro la scuola perché la scuola dà un minimo di regole e di condivisione. Per cui questo è un pezzo. E poi volevo tornare indietro rispetto a due cose che vorrei che in qualche modo ci dicessimo che cosa si intende per abilismo e per normalcy. Perché abbiamo un problema di parole. Voi usate parole che noi in Italia non abbiamo. Cioè l'abilismo è una forzatura, se cerchiamo ancora sui vocabolari in internet non lo troviamo, se no per qualche citazione un po' azzardata. Per cui mi piacerebbe capire se, per esempio, condividete la stessa idea di abilismo, se la inserite nello stesso quadro teorico, cosa e quali sono le differenze tra normalcy e normalization, che noi spesso diamo per scontato e li utilizziamo come sinonimi. E l'ultimo, poi giuro che non aprirò più bocca, chiedo a Dan se non sia... Da qualche tempo sto cercando di sforzarmi di lavorare su un possibile parallelismo tra abilismo e l'ideologia della meritocrazia. Secondo me le due cose stanno perfettamente insieme. Però il mio pensiero è fermo a questa domanda, per cui mi piacerebbe accogliere una tua proposta. Before you answer, let me translate for the students, okay? Okay, the question was a very long question, so I hope I'll be able to summarize for you guys. So the liberal policies in education that you have in education in UK and US. At the moment in Italy, when we talk about liberal policy in education, what I can think of for in relation to the Italian context is about parental schools. They have recently been developed in Italy. I can go back maybe to 2005, maybe to 2003. Basically, parental school that should guarantee better choice for parents through testing. So that basically, I'm not sure this is something you might agree with, but the issue is that maybe with parental schooling, we parents in the society in general are trying to build a school that reflects the social class of the people that go to that school. They create that school that reflects their own their identity, their social class, their kind of specific class characteristics. So, and I'm worried. I do agree with you. I'm worried about humanity because of this and the diversity of humanity. And maybe this could also ring a bell with all the debates that has going on in Italy at the moment about students having to deal with too much homework. And most of the work done at home with the parents rather than at school with the teacher. So, and another question is, I would like you to clarify for us what you mean with words such as ableism and issues also with normalcy.
These words do not exist in Italian vocabulary, so we have inherited them from the English language. And so if you search for them in a vocabulary here in Italy, you won't find them. So I would really like to understand what you think ableism and normalcy mean, and if you, Beth and Goodley, have the same interpretation of these terms, and if you could possibly and also address some of the differences within the same words, for example, difference between what it means to be normal, what does normalcy mean, or normality? Is there differences among this tree? We all think it's just about the norm, but might be differences and across them. And then it's a personal question, said Giuseppe, something that he's working at the moment. He's trying to draw a parallelism between ableism and meritocracy. So is this a question, do you think that the two are linked? This is just a starting question for his research, but he would like you to know, he would like to know what you think about it. I don't mind. Do you want to go first or second? Should I go? Okay. Thank you for the... Grazie per la domanda. For the questions. Domande. In the UK, there is a tribalism around parent schools. Tribalism. Yeah. Nel tribalismo. In Inghilterra c'è un tribalismo riguardo alla scuola. Yeah, so parents, parent-led schools, free schools, which are inherently exclusionary. Ci sono scuole che non sono pesantemente esclusive, quindi scuole pubbliche, diciamo. Yeah. So I think it's a real threat to, and of course those schools become privatized and they take themselves out of potentially out of the legislation that will push for inclusion. Alcune di queste scuole si privatizzano e si tirano un po' fuori da quello che è il, diciamo, il circuito legale delle scuole, quindi è un rischio. In terms of your questions, I wanted to also talk about homeschooling, I think, which is the analog in the U.S., right? Mm-hmm. Is that what you're talking about? Yeah. And I think I've recently been doing some work around homeschooling, and historically, the groups that have done homeschooling have been very dominated by conservative Christian families who want to control curriculum or want to control who their children are integrated with. But I have been doing some work with parents of children with disabilities and also African-American parents and Latina parents and some Asian parents who are homeschooling because of their child had been bullied or because the school is trying to label their child as disordered. And so they're using homeschooling as a way to push back against some of these practices, and as well as testing. Yeah, and discrimination. So I think it's a complicated story. I think people homeschool for different reasons. And so. Dice che voleva sottolineare l'aspetto del homeschooling, che sarebbe quando i bambini non vanno nella scuola tradizionale ma vengono scolarizzati a casa dai genitori, e ci sono due aspetti, alcuni diciamo per motivi sociali e religiosi, per cui è molto diffuso nella società cristiana, in cui conservatori, in cui i genitori vogliono avere un controllo totale su quello che i loro figli apprendono e studiano e sui curricula di studio, quindi diciamo c'è un fatto di controllo da parte dei genitori sui figli, e l'altro invece è un fatto di genitori di bambini di minoranze o disabili, e il homeschooling viene usato come strumento per togliere i bambini da quello che è il bullismo piuttosto che l'emarginazione. Quindi sono due aspetti molto complicati su cui hai lavorato. Yeah. So I think choice to homeschool depends on two equally valid choices. So the choice of a good school that's a welcoming, inclusive school, and right where sometimes homeschooling is a last resort or a defensive
Sì. Quindi dice che c'è una la scelta di diciamo scolarizzare i propri figli a casa è perché a volte si vuole cioè, una scuola più inclusiva e quindi cioè, permettendo ai figli di non sentirsi emarginati e quindi a volte la scelta di fare una scolarizzazione a casa è per evitare ai figli di essere emarginati sì. Ed è una cosa molto importante. È un paradosso perché, sì. Perché ovviamente se si parla di inclusione togliere i figli dalla scuola non è esattamente And in the UK parent schools now has a different meaning. It means anyone can run a school now in the UK. Yeah. So more like a charter school? So for example in London obviously there are a number of parents getting together to set up schools. Yeah. Il problema invece in Gran Bretagna e in particolare a Londra è che adesso qualsiasi genitore può mettersi insieme e far partire una scuola. Yeah, and the evidence, the research so far suggests that disabled children don't get E ovviamente c'è l'evidenza mostra che i bambini disabili non vengono inclusi in queste scuole super private, diciamo. La seconda domanda. Ok. Then about ableism. So about normal the definition. Differences in language. Okay. So I think what we mean by normalcy or and ableism, normalcy is like the unmarked category, right? That doesn't get named as different. So I think is a position of privilege. Ableism is a good definition that we use in schools of education often is from a guy named Thomas Hare, and he talks about ableism as particular ways of thinking that it's better to walk than roll. It's better, you know, it's better to do things in the dominant way than it is to honor disability-specific ways of being and acting and moving in the world. And so it's a privileging of dominant status. Yeah, the dominant status or ways of doing things and thinking that they're better. La definizione di normalcy è una categoria, diciamo, non marcata, nel senso che... What did you say? It's like the category that does not get named. Che è una categoria che non ha una propria definizione. Mm-hmm. E l'abilismo, o ableism, è un concetto di essere privilegiato in qualche modo nel modo di potersi muovere nella società perché ci si adegua a una dominanza. Yeah, I mean, I agree. I think that. E lui è d'accordo con questa definizione. Era un'altra delle tue domande, no? Yeah, I think disablism is the exclusion of disabled people. Mm-hmm. Ableism is something that affects everybody. Mm-hmm. So a politics of ableism would look at the increasingly narrow model of humanity that's being promoted in society. Quindi lui sostiene che l'ableism è una cultura che esclude i disabili per privilegiare chi è, diciamo... And ableism and normalcy kind of hunt together, sì, hunt in pairs. Limita un po' la questione, mentre il disableism include tutti quanti. And they become compulsory. Yeah, that's right. Ed è obbligatorio. Yeah, sì. And you never have to justify being normal, do you? Non devi mai giustificare l'essere normale. Yeah. In fact, no one knows what normal is. Perché nessuno sa cos'è normale veramente. And actually, I think that's a problem. We need to start naming it. Yeah. Do you remember the TV show Cheers?
Cheers. Cheers. Yeah. Is that on here? Yeah. Yeah. And when Norm walks into the bar, right? What happens when Norm walks in? Norm. Yeah. So that's what it's like to be normal, is you get to be welcomed. You get to be, everything's organized for you. Everything fits. Everything, you know, it's designed with you in mind. So that's ableism. Quindi menzionava una famosa sitcom che si chiama Cheers, dove il protagonista entrava nel bar e tutti lo osannavano, lo esultavano, e questo è quello che lei dice essere normale, quando tutti ti osannano, ti fanno sentire valido, ti fanno sentire benvenuto, ti conoscono, sanno chi sei. And I think a meritocracy is a lie of ableism. Mm. Dice che la meritocrazia è un filone dell'abilismo. Yeah, because it's interesting, if you look at private schools in the UK like Eton College. Se osservate le scuole private in Inghilterra come Eton College, che è una famosa università. And you visit Cambridge University. E poi visitate Cambridge. And you go to Parliament. E andate al Parlamento. They all look the same. Sembrano tutti uguali. And the people that are in there are all the same. E la gente che frequenta questi posti elitari è sempre la stessa. And they were always going to be e saranno sempre gli stessi. To the other. E frequenteranno tutti gli stessi posti. So that shows meritocracy is a lie. E questo è quello che lui definisce meritocrazia. Riprendere. They need to be able to come on stage because otherwise they can't film it. Ok, buongiorno a tutti, sono Enrichetta Limena. Ringrazio prima di tutto Simona D'Alessio per l'invito a questo convegno. Io sto per questioni di tesi un po' analizzando le tesi sui disability studies. Una cosa su cui volevo tornare è la riflessione di Shakespeare. Io qui vedo il libro di Shakespeare, Disabilità e Società, che io ho letto, e le riflessioni di Shakespeare, io diciamo che non posso dire di condividerle in toto, però appunto è un approccio critico che aiuta ad analizzare la situazione. E in realtà il fatto di avere comunque eliminato il fattore biologico, o comunque marginalizzato il fattore biologico per quanto riguarda la disabilità, e quindi aver detto in modo semplicistico che tutti siamo uguali, in qualche modo, secondo me, forse ha dato un alibi alla società per non fare ciò di cui le persone comunque con differenti hanno bisogno. Cioè, se noi pensiamo per esempio alla definizione di diversamente abile, a questa definizione le persone diversamente abili non credono, perché dicono non è vero che sono diversamente abile, nel senso che io alcune cose non le posso fare comunque, cioè non posso camminare, non posso entrare se non c'è una rampa. Quindi questa modalità forse è stato anche un alibi per la società per non agire nel modo più giusto. Ecco. E questa è una riflessione qui, non so chi mi vuole rispondere, il professor Danno, comunque chiunque abbia qualcosa da... I'm going to translate for
for all of you. So my name is Enrichetta Di Meno, and I would like to thank Simona D'Alessio for having invited me here today. And I'm working on my doctoral thesis on development of disability studies. So what I would like to say something about Shakespeare's book that you just mentioned before. I read this book, and I don't think I can agree with all his reflections or all his thinking, but certainly some of his thinking helped me to understand better my the situation in general. For example, the fact that disability studies in general, social construction of disability, have kept aside a biological condition, or arguing that we are all the same, maybe it has provided society with an alibi to keep the things as they are, so do not remove the barriers. For example, in Italy, we have this discourse of differently able, and I'm not differently able, I just can't walk in if there's a ramp that cannot allow me to get in. So I simply cannot do certain things if there are barriers that prevent me to do things. So really what I want to do, I just worry that excessive socialization might be used sometimes as an alibi for society not to remove the barriers that are in place, forgetting about the body, basically. Grazie. Grazie per il tuo intervento. I think that we can still be social in our thinking. Dice che lui pensa che si può ancora essere sociali nel modo di pensare. And not ignore real differences between one another. E non ignorare le differenze che ci sono di fatto fra ognuno di noi. So rather than biological, I would prefer biopolitical. Quindi piuttosto che biologico, lui preferirebbe biopolitico. In that the body, for all of us, but for some people more than others, is the place through which we enact our politics. Perché dice che il corpo, per ognuno di noi, e per alcune persone più che per altre, è lo strumento attraverso il quale esercitiamo la nostra politica. And so I would want to see what we gain, but also might lose from that biopolitical politics. Quindi lui vuole vedere che cosa possiamo guadagnare, ma anche che cosa possiamo perdere attraverso questa cosa del corpo come un essere biopolitico piuttosto che biologico. So clearly getting somebody to acknowledge your bodily difference is important. Quindi chiaramente avere, diciamo, qualcuno che riconosce le differenze del tuo corpo è molto importante. And indeed it's necessary for people to recognize that bodily difference to get access to a wheelchair or services. E ovviamente lo è perché permette poi alle persone di riconoscere queste differenze e quindi dare accesso a quelli che sono gli strumenti per camminare, come una sedia a rotelle, per muoversi o comunque per avere una normale vita nella società. But it seems to me that disability has always had a very complex relationship with the body and society together. Quello che lui ha sempre osservato è che la disabilità ha un rapporto molto complesso fra il corpo e la società. So what happens when you cannot walk but you use a wheelchair? Are you still unable to walk, or are you a complex mesh of technology and humanity? Quindi cosa succede quando tu non puoi camminare e ti danno una sedia a rotelle? Cosa sei? Un insieme complesso di tecnologia e umanità? And I think that disability has a lot to say to how the human being is expanding through its relationships with technology. E lui pensa che la disabilità sia un grosso strumento per capire come il corpo si stia espandendo attraverso la sua relazione con la tecnologia. Disability has always been sci-fi and cyborg. E la disabilità è sempre stata molto, come
dire, fantascientifica e cyborg, secondo lui. Sì, secondo me comunque è una questione di come noi ci approcciamo alle cose. Cioè, se noi vediamo la differenza come qualcosa che sottintende i concetti di superiore, inferiore, eccetera, è un problema. Se noi invece le vediamo come cioè, la differenza umana, appunto, e allora il discorso cambia. Cioè, cioè, perché poi da questo nasce lo stigma della sedia a rotelle, del fatto. Io personalmente, diciamo, fino ai 12 anni, 15 anni, pensavo, io non ho mai usato una sedia a rotelle, quindi sono disabile, però a metà, perché non l'ho mai usata e quindi sono disabile a metà, non sono come loro, non sono veramente come loro che hanno la sedia a rotelle, che... Poi infatti sono andata a fare un viaggio a Londra una volta con la mia famiglia, mi volevano dare una sedia a rotelle in un museo, io oddio no, c'è stato un litigio. Perché era un'opera d'arte, ma era una performance. No, perché io avevo questo complesso, diciamo, interiore di non voler usare la sedia a rotelle, quindi c'è stato un litigio. E poi invece ho avuto l'occasione di fare diversi progetti sulla disabilità al liceo. E con me c'era una persona con disabilità che usava la sedia a rotelle e lui mi ha insegnato a usare la sedia a rotelle, mi diceva, quando eravamo in aeroporto usavamo la sedia a rotelle, c'erano gli scivoli che andavano, e quindi noi andavamo velocissimi e lui diceva frena che sennò andiamo a sbattere, ma io non lo so usare sto trabicco, come si usa sto coso? Perché per lui la sedia a rotelle non è una cosa in più, uno stigma, cioè è il suo, sono le sue gambe, punto. Che se non avesse quello non potrebbe camminare, non potrebbe vivere come più gli sembra giusto. Grazie. Provo a dire una cosa. I shall translate what she just said. Oh, yes, I try to be very brief. What the educator said basically is that I would like to think about human as difference, not in terms of categories as inferiority or superiority, but simply as a human condition. So there is general human difference, and this is where the clapping came. And then there is a this would allow thinking about human differences as a human condition would help us to fight against issues around stigmatization of differences. Riketa told us about when she was 12 years old and she was asked to, she's never used a wheelchair because she thought that by using a wheelchair, she would have been stigmatized as being 100% disabled. By using a stick, she was half 50% disabled. So she rejected it because she said, I'm not like them, disabled people using a wheelchair. So for example, once she was on a plane, she was asked to go on a wheelchair because of the service provided by the air company, the flying company, but she had an argument with them because she really didn't want to sit on a wheelchair at all. But then things changed and she made friendship with someone who was on a wheelchair. And then she started to understand that being on a wheelchair is not something that you have to be stigmatized about, but it's just, the wheelchair is just legs for this person, just the way he walks. So he's telling the stories of this friend of her that she was running around at ramps and she tried to use and learn how to use a wheelchair and trying to use the brakes that she couldn't find because she had never used a wheelchair before. So she's really, talking to him, being a friend with him is really changing my way of understanding what these tools and use of this tool meant for people with disabilities, so I have a different understanding. So thank you very much, said Enriqueta. So now Fabio. Sì. Resto su questo argomento, tu poi mi traduci naturalmente, e torno appunto al discorso di Shakespeare che già ben Dan
ha risposto. Io mi trovo molto, molto d'accordo con quello che ha detto Dan, anche con quest'ultima definizione di biopolitico. I would like to say what I think about what you have just said now, and I particularly found, I think I mostly agree with what Dan said, especially about this concept of biopolitics. And so I start discussing issues after the main ideas that Tom Shakespeare, that we have just addressed. So he will discuss some of these points. A mio avviso, c'è un fraintendimento che spesso ci viene anche una, tra virgolette, una critica che ci viene mossa, no? Cioè che noi neghiamo, occupandoci di immaginare l'inclusione come un processo, neghiamo appunto la parte biologica o la mettiamo tra parentesi, cioè facciamo un po' quello che facevano i comportamentisti con la mente, cioè la chiudiamo dentro una black box. In realtà non è affatto così. I think there is a general misunderstanding. Again, people that suppose social constructions, basic visibility. The idea is that we deny the biological aspects of the body, a little bit like behaviorists used to do when they're trying to put the mind within a black box. But I'll tell you that I don't agree with this position. I'll tell you why. Cioè, in realtà, quando io dico quel bambino ha la sindrome di Down o ha la DSA o ha la DHD o è autistico, cioè io affermo di descrivere una condizione biologica piuttosto che genetica, ma in realtà lo faccio utilizzando un costrutto sociale che definisce quella persona come affetta da o portatrice di, o più di recente in modo politically correct, con persona con sindrome di Down, persona con autismo. Okay, so when I say that a person with a Down syndrome, a child has a Down syndrome, or HAD disorders, or autistic spectrum disorder, I actually discuss about, I introduce a state, the biological condition that person is characterized. But I also use, so I talk about the biological condition, but also use a social construction as that person was caring that particular social condition, or as we use the politically correct speaking today, is that person with something, with autism or with Down syndrome. Il problema è che questa affermazione, questa definizione, è dominata da un paradigma egemone che la definisce e che di fatto poi si lega a tutta una serie di dispositivi che determinano la visione sociale e quindi le azioni che poi vengono svolte dalla società su quella persona. So basically this statement is dominated by a hegemonic construction of a specific paradigm of what person can do or cannot do and what society is expecting from these people. E questo determina il problema, non è la negazione dell'esistenza da parte biologica, è che noi di fatto, come dire, la descriviamo però indirizzandola sulla persona che diventa quella descrizione, diventa, e quindi diventa quel dispositivo che è stato pensato per lui. Se caliamo questa realtà nella scuola, è molto semplice, perché noi abbiamo l'allievo che è indicato dentro una serie di categorie con la certificazione, a cui si applica un dispositivo, che è il PEI, il piano educativo individualizzato. E se invece rientra in una categorizzazione altra, che è quella del DSA piuttosto che del BES, abbiamo il piano didattico personalizzato, che sono tutti dispositivi che sono congruenti con quel paradigma che definisce quella situazione. Pertanto la questione non è, noi non siamo così ingenui
da non sapere che esistono condizioni biologiche, ma siamo attenti a discutere i dispositivi che definiscono quelle condizioni e i conseguenti dispositivi che indirizzano la vita delle persone verso determinate attività e non altre. So it's not about that we are denying the body and the fact that there might be impairments in there, but that we don't want to identify the body, the person with that specific impairment. What we really would like to do is trying to identify the mechanism that by being identified with a specific label, with a specific body, are organized and designed by society. So for example, in the school, if you have been identified as with severe impairments, then you have a certification, or a statementing procedure. So that's the kind of mechanism society has in place if you have that particular body have been identified in that specific category. And that there are a series of mechanisms, the education system put in place to respond to that particular construction, this particular body. Same for if you are instead someone with different special educational need, you don't have the individual educational plan here anymore. You have a personalized plan. So you have another mechanism that is put in place. So you have this myriad, this so proliferations of micro mechanism to control the bodies of the people. So what we're really interested in is not denying the body, but really trying to understand what mechanism are put in place to society to control the body. Ad esempio, io che vengo anche dalla clinica, non nego l'esistenza del DSA, ho sentito ogni tanto qualcuno dice la dislessia non esiste, non è quello il problema. Il problema è che noi utilizziamo le categorie dell'ICD-10 o del DSM-4 per definire quella persona come esattamente corrispondente a ciò che la clinica descrive con un funzionamento. Questo è un errore madornale che noi facciamo, perché attiviamo forme di reificazione, cioè quella persona diventa DSA. E infatti a scuola si dice: quanti DSA hai? Quanti autistici hai? Quanti BES hai? Ecco, noi dobbiamo cominciare a mettere in discussione questa pratica, che è anche una pratica di linguaggio, che poi diventa di azione. Per esempio, potremmo cominciare a pensare di dire che esiste una descrizione nosografica, clinica, di un certo funzionamento e che una persona ha delle caratteristiche che sono riconducibili a quello che la letteratura descrive come, ma non è così esattamente. E non è una edulcorazione questo fatto di dire che è sovrapponibile, perché apre a una domanda che è molto importante, cioè quanto del funzionamento, uso qui la categoria dell'ICF, quindi dell'approccio biopsicosociale, lo faccio volutamente, quanto di quel funzionamento che io vedo a scuola e che tra l'altro descrivo in termini di difficoltà e quindi deficitari, di divergenza, attiene effettivamente a quel funzionamento descritto dalla clinica e quanto invece è conseguenza della nostra organizzazione, del nostro modo di intendere il fare scuola e delle pratiche valutative, degli esami eccessivi, eccetera, eccetera. Se noi non facciamo questa operazione, che è appunto un'operazione politica di discernimento, noi continuiamo a categorizzare anche utilizzando etichette che ci sembrano più politically correct. Acqua. So my background, I've been working in hospitals, basically. Yes. So my background is in the clinics, right? So I don't want to, certainly I don't want to deny that some impairments exist. For example, when I hear people say dyslexia does not exist, I don't agree with that, because it does exist. But
The problem comes when, for example, when we are using international classification of disease categorization or the international classification of functioning systems manuals to categorize people, what happens that that person is identified with that specific functioning. So we have a process that we can call of reification. So basically the person becomes the label that they have been addressed with. So that, for example, let's use an example from our schools. How many of you in the schools now have answered their questions? How many SEN do you have? You don't even mention the word people, students, just have how many SEN do you have in your school? That's happening today in our schools here in Italy. So there are, so again, I'm not denying that there aren't clinical conditions, but maybe we should think about how can we say, maybe we should say something about, yes, there are some characteristics that belong to that person that resonates with clinical descriptions, but that person is not, there is no juxtapositions between that specific functioning described within a manual and the characteristic of the person. So there is no juxtaposition. So, and this is very important, again, when we go in the school, because, for example, manuals, classification manuals like the ICF, and I want to mention that very specifically, because this is what we actually use in the schools here in Italy, is that the person is identified with this deficit, this is lacking function, deficitarian functioning, but there's no questioning of how that particular functioning, which is malfunctioning, is might be originated by the practice that we are using in our education system. So yes, it is a political action that we need to, and we go back to the biopolitics that you were saying before. Mi sembravo Fidel Castro durante. Sono Marzulliano, ho fatto. Sui due aspetti, secondo me, molto centrali, il passaggio dal biologico al biopolitico, no? Direi Foucault, che si riprende nella sua analisi, ma anche in Italia noi abbiamo Agamben Esposito, dal punto di vista filosofico, che hanno cercato di collocare il concetto di biopolitica. Però mi è interessato molto questo aspetto sono rimasto lì un po' perplesso, ma ha una radice forte. Il passaggio dal biologico al biopolitico, quindi, se ho capito bene, una responsabilizzazione del proprio corpo più che una delega, che è poi la base dell'attivismo, per certe, ma questo vale anche per quanto riguarda non solo l'elemento fisico, ma anche della disabilità intellettiva, comunque. Introducendo quello che è l'elemento culturale e politico della società. Cioè, per certi versi, siamo continuamente esposti a una regolazione esterna. Per cui l'assunzione del concetto di biopolitico introduce anche l'elemento di resistenza del corpo non assimilabile. Quindi concettualmente, spero d'aver, e condivido molto questo aspetto, direi. Per cui il problema che noi abbiamo sia nel sociale che nella scuola, non è
il problema della compensazione, ma dell'evitare la compensazione e l'adattamento. Ecco che allora possiamo recuperare anche uno degli elementi forti del modello sociale, che riguarda il contesto e le barriere. Credo che nella riflessione di Dan ci sia stato quindi una sintesi importante. Che comprende comunque il corpo e non lo esclude. Una seconda riflessione, potremmo dire dal biologico al cyborg, scusate la mia pronuncia, ma parlo italiano, cyborg, no? Ci pone un problema. Se il corpo viene, direi, gestito dai dispositivi, no? Ma questo non è solo dal punto di vista fisico, ma anche neurologico. Pone dei problemi forti, il primo dei quali è l'accesso ai dispositivi. Quindi non tutte le persone con disabilità possono accedere a questa opportunità, fra virgolette opportunità chiaramente, distinguendo e modificando il concetto di disabilità. No? Per certi versi potremmo recuperare anche una riflessione di Davy sul concetto di norma. Davis, il quale sostiene che la norma è solo in relazione alla disabilità e non a tutti. La norma classica di disabilità. Perché la norma è la diversità e quindi la possibilità di scelta. Non essendoci la possibilità di scelta nella disabilità, abbiamo una norma legata alla disabilità come incapacità di accedere alle scelte. Cioè, so che ho messo dentro tante cose, lo so, però è un'opportunità che ci offrite, quindi mi sembra giusto anche a Ferri, credo. Ok. È un interrogativo, sì. So it wasn't a question, it was a whole magistral lecture. Professorial lecture. I'm not sure I'm going to be I try to do my best. Okay, so basically, he wants to address two main aspects, the transition from biological to biopolitics, and basically this has been what Foucault's analysis have done, but we have other sociologists here in Italy that have addressed these issues like Agamben and Esposito. They've tried to use the issues around the biopolitics here in Italy. What I really would like to say is that we, by introducing the issues around political and about culture, we also introduce issues around regulation and control of the body. So biopolitics, and the other aspect is that the issues of introduce control and regulation, but also resistance towards them. So the fact that the body
doesn't want to be assimilated to that norm. So we introduced, you know, on the one end you want to regulate, you want to control, but the other way you have the other face of the coin, so to say. You want to resist the conceptualization of what the body should be like. And also that help us to understand that within the school context, it's not just about compensating the diversity of the students, but it's about avoiding the process of compensation and adaptation. We should go beyond that. So what we need is really trying to understand what are the social barriers that prevent some people to be members of that. I'm not sure if I'm correct, as Roberta said, but maybe Dan Goodley tried to summarize the whole idea that we incorporate the body, so to say, incorporate the body in our work on the, we embody the body, so to say. And then the other reflection would like to say, maybe we are moving, there's another transition. The first one was from the biological to the biopolitics, and the other one is from the biological to the cyborg. And again, the problem is that the body is still regulated by different disciplinary mechanisms. But yes, we do need to identify what those mechanisms are, but also we need to understand that not all people are able to access, even to access those mechanisms. And then I would like to end with the issues around the concept, the notion of the norm, drawing from a work of Lena Davis. And maybe the reason, the way we can understand the norm is when we put it in versus disability. And issues about what's norm and what's diversity and the possibility of making a choice. I don't know if you agree with that position, and that's all. I don't know. We'll do our best. Where do we start? I think it's important to address the biopolitical. Going back to your point, it's no accident that things are structured in ways that privilege some bodies, some minds, some ways of being in the world. And that's ableism, back to your question. But I also think that some of the frames that Dan Goodley talked about in terms of the emergence of disability studies and new ways of thinking about disability studies are bringing in more cultural discourses. And so it's important to think about disability as more than just experiencing oppression. You know, there's an excess that goes beyond simply experience with oppression, but a culture, an ontology, a way of being, an epistemology, or a way of knowing, a discourse, a counter-narrative. And in my mind, the place of impairment within the social model is this this excess of an honoring of a different body and a different way of thinking and a different way of acting on the world. And so, you know, the problem with person-first terminology in my mind, like the person with a disability, is that it's countering a disability pride or a disability celebration that, and so I think we have to think about that, that creative resistance, that artistic movement of Crip performance and art, as really a productive force, not necessarily always a negative force. So I don't know. So I don't know if that's cyborg or if that's beyond cyborg, because the problem with cyborg in my mind is that it really hyper-focuses on the physical body, and rather than intellectual disabilities or cognitive disabilities or emotional ways of being in the world. And I think we have to think about metaphors and framings that are more inclusive of all kinds of difference. Fabulous. Allora, sicuramente la biopolitica, Roberto, ha introdotto dei discorsi
che ci aiutano a capire quelli che sono i meccanismi che possono privilegiare alcune persone rispetto ad altri, e sicuramente Disability Studies stanno introducendo questi nuovi discorsi che vanno anche oltre la semplice esperienza di disabilità come un'esperienza di oppressione vissuta dalle persone disabili, per affrontare questioni come il benessere, con il racconto delle proprie esperienze personali, dell'identità personale. Personalmente Beth afferma che per lei la questione del deficit, che posto occupa all'interno del modello sociale, diciamo così, del modello della Disability Studies, è proprio nella volontà di poter trovare uno spazio, un accesso alla possibilità di partecipazione. E invece il motivo per cui spesso c'è un uso del linguaggio dove la persona viene prima della disabilità, cioè persona con autismo, persona con disabilità, è perché spesso viene celebrata magari la persona rispetto alla questione, però invece per quanto rispetto alla condizione di disabilità. Però il problema invece per quanto riguarda la questione del cyborg, io sono un po', la vedo un po' come un paradosso piuttosto che una narrativa che va contrario alla linea dominante, perché comunque nel cyborg c'è un punto di vista che ritorna nuovamente sulla persona, sul corpo, tralasciando altre forme di discorsi come per esempio la differenza da un punto di vista dell'apprendimento intellettivo, quindi riposiziona paradossalmente la centralità del corpo, quindi in questo senso forse nella seconda posizione condivido. He agrees with you. Okay. So in terms of normal, I don't agree with Davis that there's the end of normal. I think he's just writing a provocative book to sell some books. In termini di normalità, lui dice che non è d'accordo con Davis perché dice che il suo libro è provocatorio. I think that the norm is getting stronger, sadly, and more narrow. Dice che la normalità sta tristemente diventando più limitata e si sta affermando. Brexit is a reshaping of a British norm, a horrible British norm that you feel it every day. Brexit è un ribadire il concetto di questa normalità e di questo di limitare. And Trump's and Trump's e anche language, l'elezione di Trump was about, you know, this will be a vote for normal people, you know. I think I agree that that biopolitics demonstrates how you're saying, but reproduces in excess of itself. And I'm thinking of Antonio Negri here around the biopolitics work, where, and an example for me is you can get a T-shirt that reads, I am not naughty, I have ADHD. Lui dice che è d'accordo con te che la biopolitics, la biopolitica, sì, è un po' un'autocelebrazione di se stessa. E dice per esempio che gli viene in mente un esempio di una maglietta con scritto non sono cattivo, o un difetto dell'apprendimento, per esempio. But also young people are resisting labels themselves, so there's this kind of using and refusing of labels. Ma è anche vero che i giovani adesso sono resistenti all'essere etichettati, cioè non vogliono più essere etichettati. And I take your point on best point about the problems of the cyborg. E prende anche il punto migliore riguardo al discorso cyborg. So perhaps we might be better talking about post-humans or interdependence. Quindi forse è meglio parlare di post-umani o interdipendenti piuttosto che cyborg, rather than cyborg. And celebrate also some of our human to human and human to animal relationships as much as the ones we have with, you know, flashy technology. E celebra anche un po' di più questa, diciamo, relazione fra umani e animali,
piuttosto che rather than celebrating, piuttosto che celebrare la tecnologia. Sì, certo. Celebra tutto. Human to human, sì, umano con umano, umano con animale e tecnologia. Allora, ci fermiamo qui perché siete annichiliti. Immagino che sia, insomma, è stato sicuramente una mattina abbastanza impegnativa, soprattutto per voi, perché la traduzione e anche per questa forma un po' inusuale, se vogliamo, no? Di non semplice esposizione di relazioni convegnistiche, però insomma noi siamo un po' così e quindi ci piaceva l'idea di rendere la giornata quanto più possibile seminariale. Ecco. Nel pomeriggio lo sarà ancora di più perché in qualche modo ci sarà questo ulteriore scambio, credo che faccia bene anche un po' a noi riflettere sulle nostre posizioni, quindi quando racconteremo agli studenti americani, grazie, ci sarà un intervento di Simona, poi di Valentina, su alcune questioni che riguardano la scuola e la società italiana, penso che poi sarà anche un'opportunità per noi per cogliere alcune caratteristiche dal punto di vista della prospettiva dei disability studies, dei critical disability studies, per poi proseguire in questo confronto. Prima di salutarci per il pranzo, 30 secondi perché vogliamo consegnare un piccolo regalo. Thank you very much. It's a biopolitic object. It's a paperweight. £1 million. Yes. Yes, like a this is for one is for May, your prime minister, and this is for Trump. Yes. Grazie. Prego, grazie a voi. Thank you very much. Ci vediamo alle 15, buon pranzo e grazie.